Ciao a tutti e bentornati a Crusader Kings 2 e bentornati alla nostra partita con Restannis. La volta scorsa avremmo voluto attaccare i White Walkers e per un po' di tempo l'abbiamo anche fatto, ma ci siamo ritrovati a dover combattere una rivolta dei signori del sud che volevano mettere sul trono Aegon Targaryen. D'altronde non l'avevamo mai affrontato realmente Aegon Targaryen. Ora però è tempo di riprendere l'avanzata verso nord. Non abbiamo tempo, prima o poi ci sarà una nuova rivolta perché più o meno tutti ci odiano. Ma dobbiamo riuscire a fare dei danni ai White Walkers. Nella puntata scorsa uno l'abbiamo ammazzato direttamente noi, mentre un secondo è stato ucciso da un capo mercenario. Ma assolutamente bene. 5 erano, ne sono rimasti solamente 3. E da quello che credo di aver capito, l'unico modo per fermarli definitivamente è. Oh, benissimo. L'unico modo per fermarli definitivamente è riuscire ad ucciderli tutti. Tutti. Una volta che li avremmo uccisi. La piaga degli estranei dovrebbe finire. Per ora hanno un numero di armate che noi obiettivamente ci sogniamo. Quindi, insomma, non credo che si possa fare molto altro per loro. Oh, stiamo già perdendo truppe perché purtroppo qua è già inverno. Direi che l'unico modo che possiamo fare per attirarli fuori sono ancora tre. Uno sicuramente al comando di un esercito, cioè di questo esercito, di un esercito che era qua, che adesso non si vede più, si vedeva prima. Ecco, questo probabilmente è il loro signore, a capo del loro esercito. Oh, qui stanno iniziando a metterli sotto assedio. No, oh, questo è un altro. Un estraneo. Va bene. Preferisco avere i lord che mi vogliono bene piuttosto che altre cose. Benissimo. Mi sembra assolutamente fantastico. Chi è attualmente il lord protettore della valle? Potrei farmi un amico. Non mi vuole tanto bene, ma se gli dessi questo come titolo, magari mi vorrà un pelino più bene. 100%, insomma. Perfetto, anche perché lui, se non sbaglio, era uno dei capi delle fazioni. Fazioni che continuano a esserci con Re Aegon, Lord Monteris di Driftmark. La signoria di l'alta signoria di Dragonstone potrei dare. Tanto ormai a me non serve più in effetti. E magari potresti abbandonare la fazione. Che ne dici? Edric Storm continua a non volerci tanto bene. Perfetto. Così magari la fazione viene smontata. L'Alto Septon continua ovviamente ad odiarci, ma su quello non possiamo farci niente. Andiamo a volergli bene. Benissimo. Qui abbiamo altre truppe che possiamo muovere verso nord. E intanto riprendere la nostra avanzata. Qui loro stanno calando. Stanno calando a tutta velocità e questo a me non fa assolutamente impazzire. È vero che così si sono. Perdono anche loro qualche truppa. Il che non è male. Il che non è male. Continuano a essere sempre tre, vero? Io. Ogni tanto devo tenere loro il conto. Perfetto. Cerchiamo di riconquistare qualcuna di queste province, va. Intanto osserviamo se arrivano da nord. Ok. Loro sono impegnati in altri scontri. Tutto questo a me fa assolutamente impazzire. Sposa assolutamente chi vuoi. Se è Roland Storm. Sposa assolutamente chi vuoi, non mi interessa. Abbiamo incontrato un altro White Walkers. E tu chi sei esattamente? Però mi sa che tu non sei un vero uno di loro, porco cane. Ho guadagnato 75 di prestigio e per carità fa sempre bene, però tu non sei uno di loro, purtroppo. Vero? E infatti no. Ma questo White Walker si è sbucato dal nulla? Io voglio uccidere quelli veri, io voglio uccidere quelli veri, non questi qua che non c'entrano nulla. Solo che quelli veri sono ovviamente molto
protetti. Qui c'è in corso una guerra civile, mi sa, e la cosa non è propriamente il massimo, perché ero più contento avessero avuto truppe loro. Però è anche vero che sono tutte truppe che, se tutto va bene, dovrebbero riuscire a ottenere qualcosa. No, non mi interessa, non usiamo le informazioni. Non mi interessa assolutamente. Qua ci sono altre armate, forse dirette verso sud, che si scontreranno con altre armate a loro volta. Proviamo a catturarle. Vittoria, fantastico. Fantastico. Vediamo se riusciamo. Ok, ad avere una nuova Kingsguard. Perfetto. Lì ne stanno arrivando un botto, quella roba non mi piace per niente, ma si fa un po' quello che si può. No, direi che è meglio se qua ci sganciamo, perché ne stanno arrivando una marea. No, non stanno più arrivando. Il che è ottimo. L'abbiamo rioccupato. Ok. Ok, si è unito a noi, eccellente, eccellente, eccellente. Le truppe della valle tornano al nostro fianco. Lui non è diventato una delle nostre guardie, pazienza. Oh, qui stanno arrivando truppe, ma direi di non sprecarle in questo modo, ma di mandarle qua a riunirsi. Anche perché ne stanno venendo giù 21.000. 21.000. Sembra un numero un pelino eccessivo. Un pelino eccessivo per poterli affrontare realmente. Oh, Rickon Stark vorrebbe sposare Griselle Redbird. Con noi. E invece no, ce la sposiamo noi. Ti è. No, assolutamente no, non accettiamo la pace bianca per nessun motivo, ma vogliamo massacrarvi tutti. Siete rimasti in tre e vi voglio prendere uno dopo l'altro, maledetti. Kettleback è scappato. Per ora non mi interessa, tanto non credo ce ne siano disponibili. Inizio a credere che veramente l'unico modo di massacrarli tutti sia attaccarli. Proviamo ad andare a prenderli a casa loro, vediamo cosa succede. No, 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 non da lì però. Passa da qua. Magari non da lì, va. Può essere un'idea evitare di scontrarsi direttamente con loro. Che ne dite? Visto che hanno un esercito che più di due volte, infatti non l'abbiamo preso. Cerca di sganciarti. Ok, ti devo un favore. Forse ce la facciamo vincere, incredibile. Incredibile. Abbiamo vinto. Non ci credo, abbiamo massacrato l'armata nemica. Grandissimi. Come cazzo abbiamo fatto? Non è che per sbaglio siamo anche riusciti ad ammazzare uno di loro? No, sono sempre tre, porco cane. A questo punto inseguiamoli, cerchiamo di massacrarli. Potrebbe essere l'occasione per un cambio di situazione incredibile. È vero che Stannis ha tutto il suo valore, 8.000 ce ne sono. Lo riconquistiamo rapidamente questo, intanto ci riprendiamo un po'. Loro sempre 8.000 sono. Lasciamo altre truppe e riprendiamo la marcia verso nord. Abbiamo perso un botto di uomini. Forse perché in realtà si è separato un gruppo, eh. Non abbiamo realmente perso uomini. Sono solo più 8.000, ma. Un botto di culo le agganciamo. Sì. Peccato che non ci fosse nessuno di loro a combattere. Cerchiamo di agganciarli fuori dai loro domini, perché già qua è nord e partiamo truppe
Patiamo un sacco di danni dall'inverno. Allora, vediamo se riesco a trovare che fine hanno fatto questi. Allora, tu sei a Frozen Shore. Quindi sarai qua su a nord, immagino. Sì, sei. No? Frozen Shore, sì. Tu sei lì. Tu in Shivering Forest. E tu sei a Enki. Che sarebbe dove? Dove cazzo sta questo Enki? Lì no. Karold? Dov'è che si trova a guidare truppe? Avete idea dove sia Enki? Perché io non ne ho la più pallida idea. Ten, Lands of Always Winter, King's House. Na? Aspettate, va, che lo cerchiamo un attimino. Un estraneo. Leading troop in Enki. Che però dove sta? C'è ancora come nei vecchi Paradox 9, era la possibilità di trovarlo. Ah, ma perché dalla parte opposta. No, perché. Ah, qua dovrebbe. Potrebbe riapparire. Oddio. Sapete che sono quelle cose che uno non fa assolutamente mai? Cercare. Siamo rifacciati all'1%. Quello che non faccio assolutamente mai è di cercare una provincia. Aspettate, pausa un attimo e cerco come fare. Ok, l'ho trovato, bastava in cliccare su dove fosse il personaggio ed è come temevo dalla parte opposta del mondo, cioè Haiti. E vabbè, oh, si fa quel che si può. Noi intanto cerchiamo di massacrare questi qua, poi quello lì si spera che lo fermino loro, insomma. Quindi intanto devo cercare di massacrare quelli qua su a nord, poi vedremo un attimino cosa riusciranno a fare loro. Vediamo se riusciamo a riagganciarli. Sì, li abbiamo agganciati, ma siamo in inferiorità numerica. Non so perché. Oh, però li abbiamo massacrati. Benissimo. Un altro esercito è andato giù. E magari ci riconquistiamo questo territorio, va. Solo che di truppe ne sono rimaste veramente poche. Perché si stanno sganciando loro. Alcune concessioni delle tasse. Diamogli del denaro, va bene, questa volta tanto adesso di denaro ne abbiamo. Vorrei capire un attimino. Io ho altre armate in giro per il mondo in questo momento che non sto usando e che sarebbe magari carino usare. No, direi di no. Perfetto. Quindi queste sono le uniche armate che dispongo, di cui dispongo in questo momento. Che cosa arruginante. Allucinante. Andiamoci intanto a riprendere questa provincia. 14%, sta venendo giù in 7000. Questo non è esattamente il massimo. Perché le mie armate non vengono più? Le armate dei miei alleati non vengono più a nord. 13000, eccoli qua. Liberiamolo pure, va. Tanto tra un po' si libereranno da soli. Se anche lì. Dove si è, si libereranno probabilmente da soli. Va bene. Siamo riusciti magari a liberarne un po'. Ok. Questi sono liberati. Andiamo a massacrare questi White Walkers qui. Saranno quattro gatti, ma è sempre meglio di niente. Laggiù intanto hanno ripreso la loro avanzata. Questo non è assolutamente il massimo. Lord Tesoriere, questo è uno vero. Questo è uno vero. E l'abbiamo ammazzato. Fantastico, 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 fantastico. Ce ne sono rimasti due. Uno è dalla parte opposta del mondo e uno è qua. Molto, 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 molto bene.
Oh, benissimo. Stiamo riprendendo il dono di Brandon. Portami i migliori, Sir Lothar Brune. Vabbè, l'abbiamo appena liberato. Oddio. Di nuovo, porco cane. Oh, siamo al punto di partenza. Siamo al punto di partenza, di nuovo. Ho voluto liberarmene. Perché il gioco si blocca su queste follie? Prendiamoci il dono di Brandon. Il nuovo dono. No, non mi interessa adesso. Basta. Dove si trova l'ultimo dei White Walkers? Cioè tu? Aumentiamo il morale delle armate, assolutamente mi sembra la cosa migliore. E a Lonely Hills a portare truppe. Adesso ho capito anche come fare, quindi posso anche evitare di perdere tempo. Eccolo lì. Quindi stai guidando il grosso delle armate. Beh, noi ce ne andiamo verso sud e cerchiamo di farti fuori. Certo, trovassi altre armate a unirsi a me non sarebbe male. Ma potremmo provare, sono aumentate un pochettino. Le mie armate aumentassero ancora un pelo, io non sarei assolutamente contento. Perché attaccare con 2200 contro 6400 la vedo un po' grigia. Proviamoci, va. Magari lo affronto in battaglia. Ma aspettate, facendo cazzata, rimaniamo qua. Questa è da ricatturare, questo è da ricatturare, questo è da ricatturare. Beh, intanto ricatturiamo questa provincia. Poi facciamo una bella roba, va. Mercenari. Perfetto. Mercenari. Posso anche prenderne qualcuno, tipo lui. Perfetto. E quindi adesso posso magari provare a richiamare le mie truppe e mandarmele. Quelle lì direi di no. Dove sono le truppe che ho richiamato? Eccole qua. Lì c'era una rivolta in corso, io non me ne sono accorto. Perfetto, erano sbarcate delle truppe che, insomma, sono durate veramente poco. Riuniamo l'armata e mandiamola verso nord, a fare un po' da rinforzo. Tu direi che hai bisogno di un trasporto, quindi imbarcati. Fammi questo santo favore di imbarcarti. Perfetto, e di sbarcare qui. Voi riunitevi e venite qua, va. Come va intanto la situazione a nord? Non così tanto a nord. Tu stai facendo una cagata, io ti avevo ordinato di non farlo. Tu vieniti a unire di lì. Bene, abbiamo ripreso una delle due province. Saranno, penso, contenti i miei vassalli. Abbiamo schiacciato le loro armate lì, solo che adesso non ho abbastanza armate per poterli attaccare subito. Però in effetti ho delle navi. Che potrebbero unirsi. Vediamo un po' se riesco a imbarcarli tutti. Ok, vieni a prendere anche. Vieni a liberare Seal Shore. Così almeno avremo lo sbarco lì. Unirò poi le mie armate. Oh, mia moglie è incinta finalmente. Quindi magari forse riusciamo ad avere anche un figlio maschio. Ok, vediamo di far sbarcare le mie armate. Che intanto ho caricato. Ma sì, tu disbandati, va. Non sei così importante. Voi venite qua su a nord e vediamo di sbarcare delle truppe.
Intanto ci sono gli Stark che mi aiutano, quindi insomma. Oh, ha un altro drago. Maledetta. Io ho sempre paura che prima o poi questi mi possano voler affrontare. Sbarca le truppe lì e prepariamoci ad affrontarli. Ok. Unisci le armate e si marcia contro di loro. Si marcia contro di loro, non tu magari. Tu marcia verso sud, va. Ultimo focolare. No, niente, non riesco a prenderli. Venite qua e vediamo di chiuderli. Pizzico di culo potrei riuscire ad agganciarli. Ok, qua l'abbiamo, dovremmo averli spacciati. Tu riprendi quella provincia, va benissimo. Io devo cercare di agganciare loro. Non riescono a prendere. No, li ho presi. Speriamo di riuscire ad ammazzarli. Stanno peggiorando le condizioni dell'inverno. Ok, ne abbiamo ammazzati un po'. Solo che lui qua non c'era. Lui qua non c'era. Perché lui è nelle Shivering Forest. Porco cane, si è spostato. Sta guidando altre truppe. Nella Shivering Forest, quindi qua su a nord. Però potrei rimbarcare le mie truppe. E vedere un attimino cosa riesco a fare. Potrebbe non essere una cosa così negativa. Certo che se i miei alleati dovessero riuscire finalmente ad arrivare a fare qualcosa, io sarei anche contento in realtà, eh. Non è che posso continuare solo io a massacrare dei nemici, mentre i miei alleati non fanno assolutamente nulla. Vieni qua su, va. Vediamo se troviamo. Veramente, no, non ci sono. Dov'è? Nella Weeping Bay. Cazzo, se spost... Minchia, è tornato al comando di quelle truppe là, sto maledetto. Quindi esattamente di quelle che stavo inseguendo. Ok. Vediamo se riesco a sbarcare prima che arrivino. Perfetto. E adesso li posso attaccare. Benissimo. Loro attaccano me. E prendono grandi mazzate. Perfetto. Però lui non era di nuovo qua. Vero? Non sei tanto lontano però, amico mio. Non sei tanto lontano. Anzi, stai arrivando qui. Beric. Chiamarlo Beric. No, chiamiamolo... Oh, come lo chiamiamo? Lui. Ma sì, dai, Beric ci sta, mi sembra un bel nome. No, è morto. Che sfiga. Oh, abbiamo uno nuovo... Ok, abbiamo battuto anche lui, ma non l'abbiamo, temo, ucciso. Vero? No, uno dei quattro sopravvissuti è andato a Castlebreak a riguidare le truppe. Qua stai riuscendo a fare quello che devi fare? Perfetto. Noi inseguiamo questi stronzi e continuiamo a massacrarne, direi che è la cosa migliore di tutte. Massacrare le loro truppe. Ok, la ribellione è finita, quindi torneranno tutti nuovamente a combattere insieme a noi. Qui stanno già sotto assedio, fantastico. Ok. Continua pure. Ok, perfetto. Un altro l'abbiamo ammazzato. A me quello che interessa è provare ad ammazzare lui, però, Il passo di Morn. Solo che lui combatte dalla parte opposta del mondo.
Qui tra l'altro stanno conquistando grossi territori. No, in realtà. Non stanno conquistando molto. Questo mi sembra una cosa assolutamente ottima. Sì, qua sono in mano ad altri popoli. Perfetto, 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 perfetto. Ok. Oh, questa battaglia è infinita, infinita. Cerchiamo di conquistare il nuovo dono. E li abbiamo massacrati, perfetto. Ma li abbiamo conquistati o non li abbiamo conquistati? Perfetto. Ok. Adesso muoviamoci a nord e andiamogli ad occupare anche quello. Dobbiamo ridurre la loro base arruolabile. Adesso li massacriamo. Dai, massacralo, massacralo! Perfetto. Perfetto. Finalmente si stanno arrendendo uno dopo l'altro. Li massacreremo tutti questi. 267 appena possibile lo assaltiamo e lo conquistiamo. Benissimo. Chi sei tu? Eddard Flint. Potrei farti fidanzare con mia figlia. Matrilineare. Va bene. Benissimo. Cerchiamo di andare a riprendere la barriera. Sarebbe veramente un sogno riuscire a riprendere la barriera finalmente. Sessantatré giorni per attaccarla? Oh. Diamogli dell'oro. E va bene. Vediamo un po'. Qua c'ho 1341 uomini. Sono solo 137 in realtà. Potremmo provare ad andare ad assediare Karhold. Non mi fa impazzire rimanere qua. Conquistiamo tutto il resto. Poi torniamo verso sud, va. Secondo me potrebbe anche essere una buona cosa. Dai, 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 massacriamoli di nuovo. Peccato che siano armate che non contengono il loro signore. Pronti per l'assalto? Via. Ok, finalmente, finalmente abbiamo trovato il modo di massacrarli tutti questi. Ora però avrei bisogno di nuove truppe io che non ho, che non ho. Perché altrimenti continuo a conquistare territori, ma non ho poi nessuno dietro per riprenderli, per tenerli. Proviamo a riconquistare questo. Ok. Ok, uno dopo l'altro li stiamo prendendo tutti. Shivering Forest credo sia una delle loro piazzaforti più importanti. Ok. 16 giorni per assaltarle, mi sembrano un tempo ragionevole. Solo che le nostre truppe stanno sempre più diminuendo. Benissimo. Devo stare attento per evitare che qualcuno possa provare ad ammazzarmi. Ok, perfetto. Ah, stanno arrivando grosso delle loro armate. Potrebbe essere la battaglia finale. Vediamo cosa riusciamo a ottenere. Li abbiamo di nuovo sconfitti. Sì, benissimo. Ora, io voglio sapere tu dove sei. L'abbiamo rincontrato adesso al passo di Skirling, va bene. Ci muoviamo verso la Shivering Forest e sarà la volta buona. Non ero mai spinto così tanto a nord nell'occuparli. Ma questa è una cosa ottima. Stiamo riconquistando tutto. Tutto quello che ci avevano preso. Allora, armate sono in rotta e noi gli stiamo riconquistando tutto. Finalmente. Gli estranei moriranno tutti, uno dopo l'altro. 2 giorni per l'assalto. Ok.
Solo che ovviamente lui non l'abbiamo catturato. Perché sta guidando le truppe lassù. Oh. Ce la faremo ucciderlo. Perfetto. Lui si è fidanzato. Oh, c'è la nuova fazione. Nuovamente la fazione per Rhaegon, per il trono di spade. Io sono abbastanza stanco di questa situazione. Ma, curiosità mia. Il buon Aegon. Che sarebbe qua. Direi che non posso organizzargli nulla perché lui, tra l'altro, è ancora sposato con lei. E hanno un figlio, la principessa Daenerys di Meereen. L'hanno chiamata peraltro come la madre. Ma che tristezza infinita! Che tristezza infinita! Qua c'ho sti 300-550 uomini. Sì, andiamo di qua. Cosa cambia? Almeno togliamo un po'. Aggiungiamo degli uomini. Qua stanno arrivando altri uomini. Speriamo di riuscire a fare qualcosa di decente. Sto praticamente. Immaginatevi Stannis che sta combattendo nel nord più puro e duro e terribile. Ok, un'altra armata distrutta. Poco non avranno, credo, più posti dove andare a reclutare. Questa è una cosa ottima. Abbiamo anche smesso di perdere truppe. Questa solo per l'inverno. Questa è anche un'altra cosa fantastica. 15 giorni per assaltare. No, non è vero, siamo tornati a perderne. E ha guadagnato 5 di prestigio, benissimo, abbiamo preso anche Ten. Solo che adesso le truppe sono sempre un pochettino meno. Andiamo verso The Frozen Shore. Oh! Quindi se facciamo in force demand dovremmo farcela. È finita! È finita! Li abbiamo spazzati via! Oddio, finalmente! Finalmente! Tornate verso sud! È finita! La guerra è finita! Oh, guardate come si sta ricomponendo! C'è una guerra nel... Oh! C'è una guerra in Occidente. Sto restituendo ovviamente i vassalli. Restituiamo ovviamente il prestito. Oh! Finalmente, finalmente ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Cos'è sto territorio che è per conto suo? Summer Hall, è vero, perché è abbandonato. Qui altri territori per conto loro, questi che sono in guerra. Ma adesso li aiuteremo nella loro guerra, si spera. Signori, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Oh, voi anche tornate qui. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ristabilito The Night's Watch. A nord ci sono i Ten, ma questo non mi importa particolarmente. Tanto, insomma, sono territori che non ci importano. Però ce l'abbiamo fatta. Stannis ha sconfitto anche gli estranei, finalmente, lassù a nord. E ha conquistato tutto quello che doveva conquistare. Il Trono di Spade è finalmente in mano sua. E finalmente l'unico signore del Trono di Spade. Finalmente siamo gli unici signori dei Sette Regni. La nostra sfida direi che termina qua. Grazie per averlo seguito. Faremo altre sfide perché questa era veramente, veramente, veramente tosta. A presto. Ciao ciao.